Ciao e benvenuti su Fabule Manent. Oggi inaugureremo un nuovo spazio della rubrica Random, dedicato ad autori che non ho mai letto e che via via scoprirò insieme a voi. In particolare parleremo di Marco Vichi, uno scrittore contemporaneo fiorentino molto amato, e il suo commissario Bordelli è molto conosciuto. Per questa ragione avrei voluto presentarvi anche oggi un confronto tra il commissario Montalbano di Camilleri e questo personaggio. Tuttavia è oggettivamente reale il fatto che Camilleri non ha competitor, per cui non lo farò in un certo senso. Eppure sarà lo stesso scrittore Camilleri a dirci che Bordelli è un personaggio vero e indimenticabile. Il mio approccio con questo personaggio è stato piuttosto tardivo, infatti ho letto La forza del destino 2011 di Guanda Editori e devo dire che è un po' il capitolo spartiacque della vita di Bordelli, perché in questa storia addirittura lui è in pensione e indagherà, ma parzialmente. Vedremo, sarà in realtà solo un capitolo della sua storia da pensionato, perché di fatto tornerà poi subito all'opera alla fine del libro. Però devo dire che questo caratterizza molto lo scenario di questo episodio, la dinamicità del personaggio e lo spazio in cui di fatto lui opera. E quindi credo di essermi un po' persa il brio di questo carattere. E il mio suggerimento è quindi quello di partire con tutti gli episodi che anticipano questo, quindi il commissario Bordelli, Morte a Firenze, insomma, opere che sicuramente ci aiutano a capire meglio qual è il personaggio. Secondo me, comunque, il personaggio è molto strutturato e ben pensato, nel senso che è un personaggio colto, filosofico, un po' più preimpostato rispetto alla spontaneità, alla tipicità di un commissario Montalbano che alla fine, diciamo, ha delle caratteristiche che ce l'hanno fatto tanto amare. E ritengo che anche la scrittura di Camilleri in Il commissario Montalbano sia molto dinamica, quello che invece non ho ritrovato in Marco Vichi. Eppure i suoi personaggi sono molto belli, infatti è bello Bordelli, così come la prostituta che funge da sua migliore amica e tutti gli altri piccoli personaggi che ruotano intorno a quello principale. Non condivido la trama di La forza del destino, penso che addirittura sia impensabile, ma sicuramente è un momento decisivo per la parte interiore che contraddistingue il personaggio principale. Se anche voi avete letto Il commissario Bordelli e ritenete che valga la pena leggerlo, lasciatemi un commento. Vi invito sempre a seguirmi su tutti i miei canali social e vi mando un grosso bacio e vi auguro buon'estate. Ciao da Cristina!